Continua la protesta intanto qui a Trieste dei detenuti del Coroneo che da ieri rifiutano il vitto del carcere. Due volte al giorno sbattono oggetti metallici contro le sbarre alle finestre del carcere. Una parte dei manifestanti ha dichiarato di aderire all'iniziativa nazionale dei radicali per applicare la riforma penitenziaria. Vediamo. Si fanno sentire battendo oggetti metallici sulle sbarre delle celle due volte al giorno, alle 12 e alle 17. In più rifiutano il vitto dell'amministrazione penitenziaria. Sono i circa 160 detenuti del carcere del Coroneo, su un totale di 202, che da ieri attuano questa forma di protesta. La direttrice del carcere, Silvia Della Branca, che oggi si trova a Tolmezzo, altra sede sotto la sua responsabilità, esclude una relazione tra l'episodio di intemperanza di un detenuto accaduto a Ferragosto, le tensioni, dice, ormai sono all'ordine del giorno, e l'agitazione in corso. Di questa, che durerà 5 giorni, metà degli aderenti non ha spiegato le ragioni, mentre un quarto ha detto di protestare contro il sistema. I restanti 40 sostengono di partecipare all'iniziativa indetta a livello nazionale dai radicali per sollecitare il governo ad approvare i decreti attuativi sulla riforma dell'ordinamento penitenziario. I detenuti, grazie a questa iniziativa del Partito Radicale, stanno attuando un'iniziativa non violenta che si propone di aiutare, di sollecitare il governo ad attuare i decreti attuativi del disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento penitenziario. E chiediamo che ci siano almeno due questioni. La prima è che i giorni di liberazione anticipata passino da 45 a 60 giorni, sempre per i detenuti che ovviamente si sono comportati bene e non abbiano avuto procedimenti disciplinari. La seconda cosa è che questi giorni di liberazione anticipata vengano computati senza l'intervento del giudice di sorveglianza. I radicali sottolineano la forma non violenta dell'iniziativa rispetto ad alcune proteste del passato. Ci ricordiamo tutti quanti proteste ben più drammatiche nelle carceri, specialmente d'estate. Questa iniziativa è appunto per sfoltire il sovraffollamento delle carceri. Anche il Coroneo è sovraffollato, con un 30% di detenuti oltre la capienza prevista, mentre il personale è sotto organico, come denunciato il sindacato di categoria.